Tutto quello che serve è della zucca che abbiamo pulito e tagliato a fettine, un po' di farina, un po' di sale che useremo alla fine come quando si fanno le patatine e un po' di olio d'oliva per friggerle. Potete usare anche dell'olio di semi. Quindi una volta che abbiamo pulito la zucca e l'abbiamo tagliata a fettine, passiamola semplicemente nella farina, in questo modo, anche con le mani, non è detto che dovete farla per forza con questo. E la mettiamo in un piatto, infariniamo, mettiamo nel piatto, possiamo già mettere una padella con un po' di olio a riscaldarsi ed andiamo a friggere. Facciamo la nostra zucca fritta che è buonissima, è veramente molto molto buona. La potete tagliare anche più piccola se volete, come preferite. Il taglio è a vostra scelta. Abbiamo messo l'olio a riscaldare, teniamo a portare vicino un piatto con dello scottex, così una volta che le tiriamo fuori dall'olio le andiamo a mettere lì, così si asciuga bene bene l'olio. Le mettiamo a friggere, basteranno un paio di minuti per lato. Quindi tra un paio di minuti le andremo a girare. E queste, mangiate calde calde, sono veramente fantastiche. Trascorsi un paio di minuti, proviamo a girarne una e vediamo se sì, è perfetta. È veramente perfetta. Io utilizzo una forchetta perché mi trovo meglio, è più semplice. E dai, capita anche questo, ogni tanto qualcuna ci vuole fare arrabbiare. Però vi posso assicurare che con la forchetta è più semplice. Ancora un paio di minuti, le mettiamo nel nostro piatto qua ad asciugarsi con un po' di scottex e gli mettiamo un pizzico di sale. E sono veramente buonissime. Almeno un paio di volte, ma che dico un paio di volte, almeno 10 volte all'anno si deve mangiare la zucca fritta. Adesso è il suo periodo, quindi mi raccomando, comprate una bella zucca, pulitela e fatevi un bel po' di zucca fritta che è saporitissima, dimmi. Sì, dai, tu metti la farina alle zucche, mi sta aiutando la piccola Sofia, quindi verranno ancora più buone. Beh, inizia a portare il primo piattino a tavola, perché queste qua vanno mangiate calde calde. Vi raccomando di farle. Se vi piacciono queste semplicissime ricette, iscrivetevi al mio canale. Un bacione a tutti quanti e vi auguro una buona serata. Ciao ragazzi, un bacio a tutti veramente. Ciao, sentite che profumo. Buonissime.